Buongiorno, sono Stefano Tivelli della Samsung Italia, siamo qua all'ISE, io mi occupo della parte commerciale della vendita per quanto riguarda la parte degli LFD, Large Format Display, che commercializziamo sul territorio italiano. Siamo arrivati oggi ad avere una gamma con entrambe le piattaforme LCD e retroilluminata LED, aumentando sempre di più quelle che sono le soluzioni e l'integrazione con i sistemi che oggi sono presenti con altre brand. Presentiamo tutta la nuova gamma LED all'ISE, dove abbiamo i nuovi monitor della serie entry level che sono gli ME, dove presentiamo due nuovi polliciaggi, il 32 pollici che è una novità assoluta, poi abbiamo 40, il 46 nell'angoletto, il 55 che abbiamo e un'altra delle grosse nostre novità che pensiamo sia un prodotto che avrà molto successo sul mercato, il nuovo 65 pollici, prodotti che vanno bene per installazioni fisse e stand alone. Inoltre su questi prodotti abbiamo precaricato un software che si chiama Magic InfoLight, che permette di fare un digital signage molto semplice, aggiusta appunto light, che permette di fare uno scheduling avendo i contenuti sulla chiavetta USB. Qui abbiamo la serie DE, sempre un prodotto retroilluminato LED, certificato H24. Abbiamo il taglio 40, 46, 55 pollici. Inoltre abbiamo due nuovi prodotti che sono due soluzioni video wall che hanno una soluzione di 5 mm come bordo, sempre LED, sono prodotti estremamente versatili perché abbiamo una profondità che è inferiore ai 3 cm e grazie alla tecnologia LED permette un risparmio energetico molto elevato. Qui invece vi presento due nuovi prodotti che sono due prodotti ad alta luminosità, qui stiamo parlando di un monitor LCD da 1500 candele, dove abbiamo un prodotto che va bene in video wall, che è questa a sinistra, e un prodotto invece che va bene in soluzioni da vetrina, perché ha un sistema di condizionamento interno. Sono entrambi prodotti da 1500 candele, quindi assolutamente performanti e assolutamente luminoso. Qui invece abbiamo un prodotto che è una novità assoluta per quanto riguarda Samsung Italia. Abbiamo lo Square Display, è sicuramente un prodotto interessante per quanto riguarda le integrazioni all'interno di negozi o per applicazioni video wall abbastanza particolari che richiedono comunque un monitor abbastanza flessibile. Qui vi presento un prodotto nuovo che abbiamo lanciato a fine dell'anno scorso, fine 2011, è un prodotto per video wall, quindi una soluzione video wall basato su tecnologia LED con un polliciaggio da 55 pollici, tutta la superficie coperta di LED, quindi l'illuminazione LED è completa su tutta la parte del pannello e va bene per un utilizzo rental, quindi sul canale rental, per manifestazioni e per un utilizzo di comunicazioni video all'interno degli shop. Qui invece presentiamo una novità assoluta per quanto riguarda tavoli interattivi e multimediali che è il Sur 40, sviluppato in collaborazione con Microsoft che fa tutta la parte software. Un prodotto assolutamente innovativo perché utilizza una nuova tecnologia che è la Pixel Sense. Quindi sostanzialmente il pixel diventa attivo, non ci sono infrared, non ci sono telecamere. Il software che gira sopra, che è Surface 2.0, software innovativo che permette per esempio il riconoscimento dei tag, quindi appoggiando sopra un oggetto con degli appositi tag si possono aprire determinate tipologie di applicazioni a seconda di come sono sviluppate. Qui come prodotto abbiamo l'eBoard, un monitor 65 pollici touch con un touch tecnologia ottica, che si orienta sul canale dell'educational, che sia pubblico o che sia privato all'interno di aziende per installazioni pratiche all'interno di aule training. Sostanzialmente il software, sempre di più l'azienda si sta direzionando anche sul mondo dell'hospitality, quindi non solo televisioni consumer, quindi direzionati un canale a un utente di end user, ma anche a tutta la parte di hotel, quindi prodotti che si integrano perfettamente con quelle che sono le infrastrutture oggi presenti all'interno degli hotel e con i sistemi integrato che sviluppano appunto le infrastrutture che stanno all'interno degli hotel. In conclusione, qua possiamo vedere la direzione che l'azienda sta intraprendendo, oltre al canale consumer, quindi prodotti per il quale l'azienda è conosciuta,
stiamo ampliando proprio la nostra direzione aziendale, che è quella di andare sempre di più su un mercato B2B con tutta una serie di prodotti e soluzioni legate appunto al mondo del business to business, quindi a tutte le aziende.